Riparte da Palermo il tennis mondiale, conferma dell'apprezzamento per la qualità di questa manifestazione nelle 30 edizioni precedenti e adesso con la 31esima si presenta come una start-up, come una nuova impresa, e voglio esprimere apprezzamento agli organizzatori, a tutti coloro che hanno confermato che siamo una città dove è possibile, partendo dal diritto alla salute, anche praticare il diritto allo sport. Ed saremo un esempio, dobbiamo essere un esempio che è possibile contrastare in maniera globale, anche utilizzando televisione digitale, un virus che è stato purtroppo globale. Lo è sempre stato e continuerà certamente a essere vicino all'organizzazione, anzi farà coincidere con le iniziative dell'organizzazione anche altre iniziative, in qualche modo utilizzando il richiamo internazionale di questo torneo per la città e dando il richiamo internazionale delle manifestazioni in città nello stesso periodo il proprio contributo al torneo stesso. Quindi ci muoviamo insieme, come sempre abbiamo fatto, come dobbiamo fare noi palermitani se vogliamo fino in fondo utilizzare al meglio le bellezze e le risorse che abbiamo. Grandissimo orgoglio, siamo felici che il tennis mondiale riparta da Palermo, siamo assolutamente contenti, il country meritava questo per la caparbietà, per la grande forza di volontà e soprattutto per la grande capacità organizzativa che hanno sempre dimostrato la dirigenza del country, con in testa il presidente Giorgio Cammarata e il direttore del torneo Oliviero Palma. Siamo felici che Palermo sarà il primo torneo del mondo a ripartire, sarà un grande traino, un grande volano sicuramente per tutto il tennis siciliano. Credo che sia un buon modo per passare alla storia, parte da Palermo il tennis mondiale, tanti protocolli, tante le novità, ma siamo pronti ad affrontarle. Credo che sia sì la caparbietà, però anche la fortuna e il fatto anche di vivere in un posto, la Sicilia, che è una terra meravigliosa, che ha visto solo di striscio la pandemia. Sarà un premierino, si spera, ma sarà con una grande partecipazione di giocatrici e anche di top ten. È un orgoglio, un rischio, una responsabilità, è un insieme di cose, però qualcuno deve pur ripartire. Noi ce la metteremo tutta per seguire le disposizioni contro il coronavirus, vedremo come andrà, io spero, mi auguro che vada tutto bene. Siamo pronti, sarà un torneo diverso perché certo mancherà pure parecchio pubblico, perché non credo che le disposizioni attuali non prevedano più di un dato numero di spettatori, dobbiamo seguire tutto un protocollo di entrata, di uscita, di mascherine, non ci sarà il villaggetto, insomma avremo delle, anche nei servizi di trasporto dobbiamo seguire un protocollo perché possono andare solo un giocatore, una giocatrice e un coach e basta, quindi più macchine, più viaggi, insomma.